fattore di difficoltà di questo video è più alto rispetto a qualsiasi altro. Sì. Ci sono, innanzitutto non ci sono io dietro la telecamera, e quindi già è un grosso fattore di difficoltà. Seconda cosa, abbiamo un topo numero uno. Gelosone! È qua. Gelosone! Sì, che controlla, lui va in giro. Controlla, controlla. Oh mio Dio, sto mangiando le mie ciabatte. Due delinquenti sotto invece che... Sì, Maggie. Sì, Maggie. Non mangi abitato. C'è Maggie che fa gli assalti. Quella è la mia ciabatta. Quella è la mia ciabatta. Ozzy che fa gli assalti alla ciabatta di Onorina. È la mia ciabatta. Eccoci qua. Eccoci. No! No, non è cominciato. No, no, no. Lui si sta in realtà rivelando il cane mordace, non Mickey. Ozzy. Spelacchiato. Spelacchiato e mordace. Mickey è brava. Pistolino. Attenzione. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, c'è una splendida giornata. C'è una splendida giornata oggi. Sì, sì, sì. E abbiamo deciso di fare il video. Se Onorina non muore prima del video, cercheremo di fare un video di coppia, Di coppia, lui e lei. Sì. Vestiti indossati. Perché? Perché alla fine nell'ultima sessione di shopping sono stato più bravo io. No, anch'io. Adesso ho riguardato bene cosa abbiamo preso, sì. Sono andata da fare. Ho messo insieme le cose che ho preso prima di andare a Bali. Vabbè, così non vale però. E le cose che abbiamo comprato l'ultima volta a Milano. Mi sta lacrimando tantissimo. Sì, si è rovinato. Ti sta sbavando tutto il trucco. Sappiate che lei si era truccata bene, ma adesso le lacrime rovineranno tutto. Dopo tantissimo tempo mi sono fatta un trucco pesante. Di qua non lacrima però. Mi piace. Stamattina avevo voglia di fare un trucco così. Sì, sì. Io voglio di fare un trucco così. Classiche occhiaie, borse. Allora, io direi di far iniziare tu. Va bene, il principe. Sono lì. È lì anche. Ok. Anche qua forse c'è qualcosa. No. Tutto lì. Fantastico. Inizio dal capo più bello, che sono. Allora, questi jeans. Se guardate i nostri videoblog, questi sono i jeans. Saprete sicuramente che io normalmente compro solo Levi's, non compro jeans di H&M, Zara, cose del genere, ma ho trovato da H&M a 34,90€ mi sembra questo paio di jeans super skinny, molto punk, molto sono... da motociclista, perché sono... hanno questo sì esatto, sono bikers in onore del nuovo aggiornamento di GTA 5. Tu non sai niente, non ti preoccupare, loro lo sanno, loro i fidanzati lo sanno, e insomma li adoro, praticamente sono stati eletti i miei jeans preferiti. Le mie ciabatte! No, le tue ciabatte non sono preferite. Vedi, tu hai messo le mie cose nel sacchetto di Bershka, non è vero, vedi che ci sono le tue cose, ma ci sono. Ah, è vero, le tue cose sono là. Un altro acquisto, H&M. Del prezzo di 24,99€, questa è la collezione Lodge Label of Graded Goods. Label of Graded Goods, che è una collezione un po' particolare di H&M, sono le cose fatte un po' meglio. Poi ovviamente questi sono acquisti da uomo, quindi cosa succede? Viene sempre controllata l'etichetta del materiale, 100% cotone, signori. Avete capito? Ecco, questo maglione 100% cotone. Questo grigio, sarà il nostro ultimo video insieme. grigio topo. No, questo. Ah! Opossum! Questo è un grigio opossum. L'opossum è di questo colore. Sì. Altro acquisto! Spellacchiato. Ciubecca sta facendo disastri. Sì. Ripensaci tu. Allora, questo maglione mi sono già pentito perché è nero. E maglioni neri con tutti i cagnetti. Questo però non è cotone. Ecco, sì, questo è 100% cotone. Sembra un bel tessuto questo. No, è solo perché ha una trama un po' diversa. Sempre 100% cotone, sempre con l'etichetta Lodge, Label of Graded Goods. Ok? Costa 29,99, 30 tondi tonti. E sì, l'unica che non mi lascerà peli, cioè o meglio, che lascerà peli ma non si vedranno, è Olivia. Quindi in realtà mi sono già pentito, ma mi piace alzare. Queste sono in assoluto le mie cose preferite.
che voi direte, è una semplicissima maglietta. Sono di Zara innanzitutto queste magliette, sono le mie preferite, mi piacciono tantissimo. Sono leggerissime, hanno il collo con la cucitura scrausa, però scrausa è il termine tecnico, però è comoda. Deluxe cotton, molto, molto bella, linea basic. L'abbiamo presa in bianco, signori, tac, via, e attenzione, attenzione, in nero, vamo là. Ta-da-da! Perché vamo là? Perché? Questa è colpa di mio cognato, Luca, marito di Reda. È lui che mi ha attaccato il vamo là. Che bello, ottimo. Questi in assoluto sono i miei acquisti preferiti. Attenzione. Guarda cosa stai facendo. No, va bene. Comunque, non interrompere la mia sessione di descrizione. Questo sempre di Zara, molto bello, leggero, molto leggero, anzi, non si toglie. Perfetto. 15,95 perché è un maglioncino di lana. Ho paura che ai sia un misto. Vediamo. Cara signora Longari. Chi è la signora Longari? Quella che è caduta sull'uccello. Perfetto. Ecco, signora Longari. 100% cotone anche lui. Questo è molto leggero. Diciamo che se mi vede mia mamma andare in giro d'inverno con questo mi fa un mazzo tanto, perché dice devi mettere le cose pesanti. Invece questo è molto leggero, leggero. Però ci sta, perché tu metti una magliettina leggera sotto. Anche tua socia. Oppure non metti niente. Fai proprio lo spavaldo e il giorno dopo febbre. Squaraus. Esatto. Ultimo. Ultimo è il fratello di quello che vi ho appena fatto vedere. Il fratello? Sì, però non è mio. Cioè, allora, ecco, questo sappiate. No, io intanto tolgo la ciabatta. Ai posteri. Questo qua. Sappiate tutti che questo colore è in assoluto il mio colore preferito. Adesso devo raccontare una cosa. Ecco. Che colore è Oni questo? Verde. Ecco. Quello che devo raccontare è questo. Io ho un piccolo problema di daltonismo. Fra l'altro avevo trovato anche il nome in un test. Carra, ciao. Praticamente questo io non lo vedo verde, ma lo vedo marrone. E da quando sono nato per me questo è il marrone militare. Non è verde militare, perché i militari ci hanno tutti vestiti così. In assoluto il mio colore preferito, questo è marrone militare, lei invece mi dice che è verde. Vuoi mordere? Volevo mordere tutto! Comunque, questa era una piccola precisazione che assolutamente non c'entra niente. Pistolino! Pisellino col baffo. Spelacchiato! Guarda il pisellino col baffo, che schifo! Spelacchiato! Guarda col baffo, glielo taglio. Oh, un peluscino! Mannaggia, non fare l'angelo, che ha staccato adesso un chiodo. Ha tirato fuori un chiodo dal muro. Vieni Maggie. No, Maggie. Vieni Maggie. Oh, ricorda. Lei è un angelo. La forma del corpo. Sta scherzando. Vedi come sta. Vedi? Oplala. Eccola Maggie. Lei è un angelo. Maggie. Ciao Maggie. Mi sa che è fuori dallo schermo. Ah no, c'è. Ciao Maggie. Caro. Ma lei è un angelo, guarda. Amore. Guarda. Differenze di dimensioni. Hai del rossetto sui denti. E tu hai qualcosa qui sul naso. Hai il rossetto ancora sui denti, amore. Ok. Adesso lo tocco. Oh mio Dio. Anche sul dente di qua. Tolto, fa vedere. Perfetto. Dicevo, appunto, marrone militare. Voi lo vedrete tutti verde, per me questo è marrone militare, comunque ed è fratello di quello nero, anche lui molto leggero, e questo è in assoluto, posso dire, il mio secondo preferito dopo le magliette di cotone di Zara. Così, io vedi, tu, tac tac tac, la pesca magica, mettila, vai, no, sono random, sono un po' come si dice, pesca magica, ok, allora, da pesca, voglio tornare a prendere altre di queste felpine perché sono bellissime. Erano in tre colori. C'era tipo bordeaux e beige. Boh, non lo so. A me piaceva tanto questo verde. Questo verde così un po' acceso. Questo non è la classica felpa. È corta, no. Larga. Giù praticamente vedete com'è fatta. Non è la solita felpa. Che perfetta per l'inverno. Anche te se ti vede tua mamma ti fa male. È bella, mi piace. Mi piace, posso assicurarti che vedo sempre. Bello, vuole apparire un po', deve soffrire. Esatto. Tra l'altro è felpata sotto. È felpata. E il fatto che sia così larga, così corta e abbia questo dettaglio che mi piace tantissimo.
vedi le corticine? Mm-hmm. Non sono quelle piccoline e sottili. Sta da Dio su. Oltre che con i jeans, pensavo di indossarla con una gonna di jeans, con una minigonna. Ma anche bene, secondo me. Ma sì. Certo. Ma sì. Questo costava 15,99. E va là. È molto carino su. È molto molto bello, secondo me. Vamola. Così da tutti i giorni. Vamola anche lui. Poi da... lui si creerà una montagnetta. Dai, che poi copriva la telecamera. Allora. Questi ti ho convinto io. Da, sì, da Zara Andrea mi ha convinto a prendere questi guanti. Un debole per i guanti di pelle. E Zara ogni inverno ne ha di bellissimi, secondo me. Le tue mutande? No. Nell'inquadratura non si vedono. No, oddio, sì, le mie mutande. Ma controlleremo nell'editing. Ce n'erano di diversi, ma mi piacevano tantissimo questi. Che in realtà sono abbastanza, vi faccio vedere già su, sono abbastanza semplici, non hanno chissà che dettagli. L'unico dettaglio che hanno, che è il latte, hanno questa cucitura un po' così particolare, però sono molto belli perché sono di pelle. E poi dentro? E sono fatti bene. Sono di lana. E dentro sono di lana. Sì. Costano un pochino perché costano 39,95. Questo vestito, allora, da Bershka, ci sono un po' di capelli perché pensavo di mettermi questo oggi, ma invece poi mi sono cambiata. Allora, da Bershka, sia d'estate che d'inverno, riesco sempre a trovare quei vestiti che piacciono a me, che sono vestiti o fino alle ginocchia o come questo che in realtà è molto più lungo perché arriva quasi alla caviglia. E sono belli sia d'estate perché sono di cotone e indossi con le Converse, quindi è una cosa molto leggera, molto tranquilla, molto casual, però sono stupendi anche d'inverno. E questo mi piace perché è tutto chiuso, tutto accollato. Volevo metterlo con la giacca di pelle nera e gli stivaletti. Troppo rock! Troppo rock! Oh, le Converse comunque, sì, una scarpa bassa sotto. Ci piace, in realtà con un tacco potrebbe stare molto bene. Ci piace assai. E questo non costava neanche tantissimo. 19,99. Vabbè, anche lui. Anche lui. Allora, questo... Ok. Aspetta, poi. Scelgo io. Ta-da! Questo invece, deve dire, l'avevo preso... Sta così, praticamente. Okay. L'avevo preso prima di andare a Bali, però ve lo faccio vedere comunque, perché in realtà si può indossare anche adesso. Sì, con locale. Esatto, in un locale con magari sotto una giacca nera elegante. Top pizzoso. È un top tutto di pizzo. Mi piace tantissimo il collo, perché vedete che il pizzo qua è fatto così. Lo stesso per le maniche e lo stesso anche qua in vita. Anche abbastanza corto, a dire il vero, però è molto elegante, molto sexy. Sì, molto bello da passare. Mi piace. Abbiamo anche tutta quella roba. Sì, ma lei mi ha battuto allora. L'ho battuto. Altra cosa che ho preso da Zara, e anche questa in realtà per questo periodo va ancora bene, sotto una giacca. Questo body, semplicissimo, di cotone, tutto chiuso, maniche corte, con questa stampa bianca. Mi piacciono tanto, perché ride? Mi piace perché c'è scritto 1987. Cara, io sono nata mia. No, cara mia, no. Con un jeans, delle décolleté nere, per esempio. Nell'87 era già diplomata, non è? Olivia non vuole giocare con i soldi. Grazie. Olè. Olè. Prima di farvi vedere un po' gli altri vestiti che ho preso, vi faccio vedere gli accessori e make up da Sephora e dalla MAC. Zainetto si chiama questo? Decisamente. Zainetto? Assolutamente Zainetto. Non ha un nome proprio più... Sorcello. Zainetto. Ah, mi pare in mente mettere molto roba. Zainetto. L'avevo preso prima di andare a Bali. L'ho pagato pochissimo a dire il vero, perché costava tipo 25-29 euro. E lo sto letteralmente amando. L'ho utilizzato tutti i giorni a Bali, vero? Sì. L'ho usato tutti i giorni. Sì, scontando che sì, ha resistito ai nostri... Ha resistito ad ogni condizione, esatto. Perché io sono una che lancia la borsa per terra, sì, quando mangio. O tipo, non so, quando siamo andati a fare le foto, dove c'era tutto il verde, lanciatevi così. Però mi piace tantissimo perché è super comodo. Ha resistito alla giungla balinese. Esatto, ha resistito alla giungla balinese. Però è comodo perché non è la solita borsa che può essere fastidiosa. Te lo metti su così e non ci pensi più. Quindi è super comodo. Però allo stesso tempo non è lo zainetto comodo, brutto, sfigato. Ma è bello. Tipo sfigato. Perché è similpelle. Perché vedi, ha tutti questi dettagli. Sì, poi c'è anche le tasche. Le tasche laterali, è similpelle. È un po' più stiloso del classico zainetto. Sì. Non credo che sia di pelle, è similpelle. Però è bellissimo ed è bello capiente. È bello. Sicuramente fa più comodo che le vostre borsette grosse così, dove ci sta giusto il cellulare. Basta. Non so, però non mi
Anche queste le avevo prese prima di andare a Bali. In realtà quello che ho preso da Sephora era il mascara che poi vi ho fatto vedere in un video vlog. Avevo letto tantissime recensioni di questo mascara che sembrava essere ottimo, super fantastico. Questo mascara della Lancôme, Mirifique. Costa tantissimo questo mascara, perché è costato tipo sui 40-45 euro, quindi non costa poco, costa parecchio. E ancora abbia rispettato tutte le varie recensioni. È particolarissimo lo scovolino, vedete che ha questa specie di curva. È molto facile da applicare, è un buon mascara, ma secondo me non vale tutti i soldi. Ci sono mascara che costano meno, magari paghi 20 euro, 25 euro e sono migliori di questo mascara. Almeno sulle mie ciglia. Vabbè. No, non c'è differenza da ciglia a ciglia. Sì che c'è differenza, sì. Perché qualche ragazza ha bisogno di volume, qualche altra ragazza ha bisogno di lunghezza. Non è altra ha bisogno di curvarle. Io devo incurvarle. Ce l'ho dentro? No. Tu ce l'hai bene incurvate. Io ce l'ho forte. Non ho bisogno di mettere le ciglia finte nel mascara. Posso metterti un po' di. Non ci pensare neanche proprio. Se proprio. No, non mi farò mai più truccare. Damacco, ho preso una cosa meravigliosa. Allora, ti faccio vedere, ok? Chi è? È il mio amante. Chi è? È il mio amante, anch'io ho un amante. Ah sì? Come si chiama? Questa matita rossa per le labbra, che si chiama Cherry, è famosissima della MAC. E la volevo perché adesso, sapete, tra ottobre, novembre, dicembre, gennaio, inizio un po' a mettere il rossetto rosso, quindi volevo una matita rossa che facesse da contorno di modo che il rossetto rosso non sbavasse, non lasciasse tutti i trattini. Chiaro. No! Cosa fai? L'ho usata solo una volta, non per fare il contorno, ma proprio su, come se fosse un rossetto. Ed è stupenda proprio anche solo lei, perché rimane opaca, quindi ha un bellissimo effetto super pigmentato opaco sulle labbra. Poi questi due ombretti che sono stupendi. Sembra in polvere, ma ha una consistenza quasi cremosa, sembra di applicare un ombretto cremoso metallizzato. Allora io lo so, io ormai conosco il make-up benissimo. Allora sono come quelli di Armani. Sono stupendi. No, perché quelli sono mousse crema, questo invece è proprio in polvere in realtà, sembra che sia cremoso, ma in realtà è un ombretto in polvere. Ah! Questo colore che è meraviglioso. Senti, questo amante... Smoking. Io adesso il telefono e dico di non disturbare mentre registriamo video, per favore. E questo invece, che è ancora più bello secondo me, che si chiama Phantoms Deep. Ed è questo... è un colore particolarissimo, perché è uno di quei colori dove vedi diversi colori. Cacciate. No! Nel senso che sembra un po' grigio, sembra un po' blu. Infatti è come quando ti fai un acido, no? Praticamente diversi colori. Guarda! Come lo definiresti? Guarda che lei è già tutto spazzolato. Tu sei daltonico, poi non puoi parlare di queste cose. Io ho una leggera daltonia solo su alcuni colori, solo con alcune tonalità di rosa e di verde. Giuro, questi sono meravigliosi. Volevo prenderlo anche bronzo, ma poi non l'ho preso perché è tantissimo. Non lo volevo prendere. Volevo prenderlo. Se non l'hai, sarebbe qua, no? Però avrei voluto prenderlo. Allora, la prossima volta lo prendiamo. Le nuove Fonseca che hai preso. Bellissime. Possiamo. Sono in blu. No! Sono le Fonseca. Rosse. Sono normale, sono delle ciabatte per stare a casa. Allora, facciamo che io faccio l'assistente che passa da qua. Le ciabatte rosse per stare a casa. Nel vlog si vedranno cosa credi. Sì, è vero. Night out. 19,99. Ho preso questo body che secondo me è stupendo per una serata fuori. Certo che è pesante, devo dire la verità, fare video seduti qua davanti con le luci delle telecamere. Io sto sempre dietro. Ti piace questo? Sì, mi piace molto, serata fuori. Questo sai dove che lo mettiamo? Dove? Quando andiamo a mangiare il sushi al Fuji. È uno di quei body belli eleganti, sexy. A me piaceva tantissimo. Anche le spalline, Sì, ha il dettaglio, ha questo dettaglio bellissimo delle spalle, quindi alza le spalle. Dietro è tutto scolato, gran parte della schiena scoperta,
e mi piace tantissimo, mi piace da morire questo effetto così metallizzato sui vestiti, perché crea questo gioco un po' così di luce. È bello, petrolio metallizzato, direi. E quanto è che costa? Ah, l'ho detto, 20 euro. Vedi che è stato provvidenziale il mio venir via? È finita la scheda. Abbiamo riempito la scheda. Perché tu parli troppo. Sì, hai ragione, io ne... vediamo lei, poi voglio vedere nel montaggio. Sì. Altri vestiti che ho preso, questi sono molto più autunnali, invernali. È bellissima la nuova collezione, specialmente di Zara, dedicata all'autunno, all'inverno. Ci sono delle bellissime cose. E mi piaceva tantissimo questo maglioncino, perché è lo stile che piace a Marco, sempre corto, largo, morbido, costine, rosso, molto bene in realtà, con dei pantaloni bianchi, con un semplice jeans chiaro, sta molto bene. E dietro, a dire il vero, questa cerniera che è tutta così lunga, e su sta bene perché appunto sta bello morbido, bello largo. L'altra cosina che ho preso, sempre da Zara, hanno delle sciarpe bellissime per i colori, le fantasie sono stupende. Guardate con i jeans come stanno bene questi colori, il rosso, il nero, il bianco, ed è una mega sciarpona, una di quelle sciarpe giganti, anche questa bella morbida, enorme, di quelle che ti metti così intorno al collo. Io le adoro le sciarpe così grandi. Poi tutte le loro sciarpe sono meravigliose. E l'ultima cosa, questa l'ho presa prima di andare a Bali, devo farla sistemare, questa danata minicona di jeans. Doveva essere una minicona, era da tantissimo tempo, l'avrò detto in tantissimi video haul, perché è da tantissimo tempo che cerco una minigona di jeans semplice. L'importante è che sia corta, che sia tutta denim di jeans. E pensavo di averla trovata, che in realtà è una XS, e invece mi sta enorme, sia qui in vita, sia come lunghezza. Non è affatto una minigona, però stavo pensando di portarla a far accorciare, perché mi piace tantissimo il colore, esattamente questo è il colore di jeans che volevo sulla mia minigona di jeans, però non è una minigona, quindi devo soltanto farla accorciare, perché il resto è molto bella. Sta benissimo con un dolce vita, sta benissimo con un body. In realtà ho visto tantissime foto sia su internet che nelle varie riviste di questa combinazione, che si vede appunto un po' dappertutto negli ultimi due mesi: minigona di jeans e pullover dentro la minigona di jeans, quindi volevo provare anche quell'outfit, ma devo portarla a riparare, è troppo grande. Vieni, Mimi! Ciao tesoro! È finito il video haul. Adesso dobbiamo fare le clip con addosso i vestiti. Sì, facciamo i modelli adesso. Quello che vedete, quello che avete visto dei vestiti indossati, praticamente verrà registrato ora. Sì. Indossiamo, proviamo e facciamo. Io non faccio così. Poi si indossa il piede. Grandissimo. Fai vedere. No. Dai. No. Dai. No. No. Sei uno E voilà. Si vede tutto. Un bellissimo calzino. Come potete vedere, questo è un tipico piede. Tanti baci. No, ci vediamo nel prossimo video. Io non bacio nessuno.